Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due Sul Server. Questa è una nuova rubrica tutta dedicata a ciò che comunemente, in senso estremamente generale, chiamiamo grafica. Sì, parleremo a 360 gradi, quindi non ci soffermeremo solo su computer, ma vedremo anche le console, i dispositivi mobile e le televisioni. Ok, quest'oggi, tanto per cominciare, parliamo della madre delle caratteristiche grafiche, e cioè della risoluzione. Termine abusato e spesso usato in maniera impropria, perché anche nei nostri commenti abbiamo notato gente che fa dei paragoni un po' strani. Sì, c'è gente che dice che un gioco della PlayStation 3 ha una risoluzione migliore di un altro gioco sempre per la PlayStation 3. È una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché la PlayStation 3 ha sempre lo stesso output, ovvero un'uscita HD. Esatto. Che cosa vuol dire HD? Molti pensano che questo HD sia un miglioramento magico dell'immagine. Infatti, quando uscì questo HD, c'era gente che comprava i televisori HD e ci guardava sopra i DVD dicendo: "Ah, oh, è tutta un'altra cosa". Il cazzo è un'altra cosa. In realtà stava vedendo il DVD alla stessa risoluzione del DVD, ma su una televisione più grande che strecciava l'immagine. Esatto, ed è proprio questo il punto. La old gen di console, quindi PlayStation 3, Xbox 360, avevano un output in HD. Che cosa vuol dire HD quindi? Non è una cosa magica, l'abbiamo detto, è un certo numero di pixel, un numero piuttosto alto di pixel. I pixel sono le cellule che compongono la vostra immagine. Esattamente numericamente sono 1280x720. È un rettangolone, ragazzi, il 16 noni praticamente, è quello che chiamiamo widescreen 16 noni. Ora, la next gen di console, quindi PlayStation 4 e Xbox One, ci offre un output leggermente più grande, quindi stiamo parlando di 1920x1080. Il cosiddetto Full HD. Cazzo! Allora il Full HD non è altro che l'HD più grande. Sì. Sì. Ok ragazzi, adesso veniamo al punto. Guardare un videogioco ad una risoluzione più alta significa migliorare la grafica, perché voi non riconoscete questi pixel di cui è composto appunto lo schermo e l'immagine in generale. Sì, attenzione però, dobbiamo sempre fare un paragone con lo schermo sul quale noi stiamo facendo girare questo gioco. Vi facciamo un esempio: se su uno schermo Full HD, che è grosso così, facciamo girare un gioco della PlayStation 3 che ha un output così, l'output verrà allargato, quindi si rovinerà per forza di cosa, perché verrà strecciato per farlo entrare in tutto lo schermo. Più è grande la televisione, più l'output verrà strecciato, più l'immagine verrà rovinata. Con le console di next gen questa cosa non succederà, perché i televisori che ci sono adesso in giro, perlomeno la maggior parte dei televisori che ci sono in giro, sono full HD. Quindi questo è il monitor, questo è l'output, non avete nessun tipo di artefatto per lo stretching. Ovviamente, se dobbiamo parlare di schermo televisivo, potremmo aprire una parentesi che durerebbe ore e ore e ore. Ci limiteremo a dire che Full HD è uguale al Full HD in uscita di ogni console di nuova generazione, oppure di computer che supporta il Full HD. Esatto. Ora, abbiamo anche dei dati piuttosto significativi per quello che è l'incremento della risoluzione negli schermi. Infatti si sta già parlando di schermi che riprodurranno video a 4K, cioè 4000 pixel. Attenzione, è un numero estremo, molto alto, che farà lavorare le nostre console, se ci sarà un next gen, ma che farà lavorare di più ancora i nostri computer, perché già c'è qualcuno che li supporta questa uscita. Ok ragazzi, e sarà esattamente lo stesso discorso che c'è adesso tra Full HD e HD, no? Se fate girare un gioco della PlayStation 3 su uno schermo 4K, è lo schifo, proprio lo schifo più nero. Viene un po' una merda. Ma vabbè, a parte questo, perché abbiamo tirato in ballo anche i dispositivi mobile? Perché lì il discorso si fa un po' differente. Non so se avete mai sentito parlare di retina display per l'iPhone. Significa che la percentuale di pixel per pollice circa 2 cm, è molto molto grande.
la retina, l'occhio umano, riesce a riconoscere fino a 300 pixel per pollice, il nostro schermo, faccio un esempio dell'iPhone, ha fino a 330 pixel per pollice, quindi è come se non vedessimo mai questi pixel. Sarebbe un'immagine perfetta, una fotografia stampata a livelli estremi. Esatto, quindi ragazzi, quando parlate di risoluzione, fate sempre conto che state parlando in realtà di unità di misura, praticamente. Pixel così piccoli da essere compressi in 300 dentro un pollice e quindi da non essere visibili, oppure pixel che sono troppo pochi per uno schermo che ne supporta troppi. La risoluzione è solo un fatto numerico, ragazzi, quindi Crysis 3 ha la stessa risoluzione di Little Big Planet e non c'è niente da fare. Sì, cambieranno altri parametri che vedremo più avanti. Fateci sapere se vi piace questa rubrica, fateci sapere quali sono i vostri dubbi riguardo a queste feature grafiche e ci vediamo alla prossima.